e qui a dire grazie a Don Romano. Don Romano appartiene a quel gruppo di sacerdoti che hanno fatto da riferimento per una vita intera, uno stile asciutto, sempre lontano dalle cose inutili, attento a mettere Dio avanti a tutto, combinando insieme il dovere della nostra condizione di sacerdoti e l'ideale evangelico. La Chiesa diocesana e sia esprimere la gratitudine per questo sacerdote che ha confessato tanto, che ha guidato coscienze, che ha fatto del suo meglio sempre, con dotato di un carattere spiccio, deciso, senza chiacchiere inutili. La sua storia è legata a Chiani in una maniera irripetibile. L'identità di questa comunità parrocchiale si è espressa in lui in maniera forte e decisa. Mi piace ricordare alcune lotte chiare perché i diritti dei più piccoli fossero rispettati, perché non ci fosse confusione intorno all'identità cristiana. Don Romano, formato in epoche molto lontane, con criteri diversi da quelli attuali, quando ha capito il concilio, lo ha messo in pratica. E la comunità di Chiani ha una chiara appartenenza alla Chiesa del nostro tempo. Questo prete 92enne non si è chiuso in se stesso, ha fatto il suo meglio per rimanere fedele a Dio e alla Chiesa. Grande esempio, noi lo portiamo nel cuore e sappiamo della fede che siamo venuti qui a rinnovare insieme, che già ora dal cielo ci aiuta. Noi preghiamo per lui, per le inevitabili fragilità che ci sono in ogni persona umana, perché il Signore, che è grande nella misericordia, lo accolga, ma siamo qui pieni di riconoscenza per tutto il bene fatto. Paradiso, un riferimento sicuro, un riferimento di gioia, liberato dalla tribolazione e dalla sofferenza. Romano è il primo dei nostri preti morti di coronavirus.
Credo che l'esempio di questo grande sacerdote attracca molti giovani all'attività sacerdotale. È una pagina che deve arricchire, quella di saper gioire nel Signore, anche nel mezzo al dolore, perché è giusto che la Chiesa diocesana e la sua comunità di cani sentano il dolore del distacco, la pena di non averlo più presente. Dobbiamo molta gratitudine ai tali pallottini e a Don Edoardo in modo particolare di essere venuti in soccorso alle nostre fragilità. Certo, abbiamo conosciuto Don Romano nella sua pienezza, nel suo impegno anche intellettuale, e l'abbiamo visto anche fragile e fragile, in una passione che è intervenuta ed è durata a lungo. Però ho voluto che si dicesse da dire, caro Don Romano, perché quelli che hanno indotto molti alla gestione